Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Io sono Benny Maker e oggi andremo a vedere come cablare semplicemente questi motori elettrici. Eccoci qui. Come vedete, qui davanti a noi abbiamo tre diversi motori elettrici. Ovviamente questi motori elettrici sono tutti e tre stati estratti da degli elettrodomestici che sono ormai stati dismessi. Allora, questo è un motore di una lavatrice. Questo è un motore di un'asciugatrice. Infatti questo qui c'ha l'albero da tutte e due le parti del motore, e invece questo è un motore di una vecchia lucidatrice per pavimenti. Ovviamente vi chiederete a cosa possono servire questi motori e perché io vi faccio vedere come cablarli. Vabbè, ovviamente perché con questi motori in un prossimo futuro potremmo fare dei piccoli progetti. Mi viene in mente una sega a nastro, una smerigliatrice da banco, tante cose. Comunque, visto che volevo fare questo cablaggio, volevo farvi vedere anche a voi come farlo in modo semplice. Andiamo a vedere come. I motori più semplici da cablare tra questi tre, perché ovviamente hanno già le due fasi in uscita fatte in costruzione, sono in questo caso di questi tre motori, sono quelli dell'asciugatrice e quello della lucidatrice. Infatti, come vedete, i cavi per farlo funzionare sono già esposti, sono già tutti cablati all'interno e qui, quindi non c'è problema. E invece qua basta collegare le linee a questo mammut e funzionerà. Questo qui per di più ha un interruttore che, quando è schiacciato, il motore non funziona, e quando è rilasciato il motore funziona. Questo qui è quell'interruttore che veniva messo sul manico, che quando veniva tirato giù la lucidatrice sentiva che bisognava far partire il motore, e il motore partiva. Quindi questi che sono più semplici: fasi, presa, e funzionano. Adesso andiamo a vedere quello della lavatrice, che è un po' più particolare, bisogna fare dei ponti per farlo funzionare, però una cosa molto semplice. Comunque facciamolo insieme, andiamo a vedere. Ecco qui il nostro motore della lavatrice. È un motore standard. Solitamente ci sono motori CESA, motori Bosch. In questo caso è un motore Welling da 300 watt che fa 13.500 giri al minuto. Vediamo adesso come farlo a far funzionare, perché non possiamo attaccarlo come gli altri direttamente e farlo partire. Qui c'è la sua vecchia morsettiera, ma di questi cavi ce ne servirà solamente una parte, perché alcuni cavi non ci serviranno. Andiamo a smontare la morsettiera. Ecco fatto, la morsettiera è stata scollegata. Vediamo adesso a cosa servono questi cavi. Allora, vi dico subito che questi due cavi che arrivano sul fondo del motore, che dovrebbero essere dei cavi che o leggono i giri del motore o regolano i giri del motore, non ci serviranno.
quindi andremo poi a scollegarli o comunque non li utilizzeremo. Quindi questi qui sono quei cavi che non abbiamo bisogno di usarli, quindi non li utilizzeremo. Avendo già il motore in questa posizione, vediamo subito che ci sono questi due cavi che sono i cavi dei carboncini o delle spazzole, che rispettivamente ce n'è uno a destra e uno a sinistra. Anzi, andiamo subito a segnare i due lati, così non ci confondiamo poi. Quindi uno di X e uno SX. Segniamoli così, visto che abbiamo il motore così adesso. Ovviamente se lo girate vedrete al posto della destra la sinistra e la sinistra. Comunque come lo mettete voi, segnateli come meglio credete voi. Messo il motore da questo lato, vediamo subito gli altri collegamenti. Allora, vediamo ovviamente il cavo della messa a terra che ci servirà ed è molto importante. Collegatelo sempre. Poi vediamo il cavo del carboncino di sinistra che entra ed esce dall'avvolgimento, perché sicuramente sulla lavatrice il collegamento che faremo adesso noi l'avranno fatto prima del motore o comunque non so. E dopo vediamo il cavo rosso e il cavo marrone che sono i cavi della fase. Andiamo a fare il ponte e il collegamento alla nostra presa. Tagliamo i cavi. Procuriamoci anche un cavo elettrico con relativa presa, però che abbia i due cavi della fase e un cavo della messa a terra. Questi due cavi che non utilizzeremo li bloccheremo con dei semplici capicorda, così, tanto in modo molto semplice. Ora speriamo i cavi. Ora che abbiamo spelato tutti i cavi, andiamo a fare un ponte tra una spazzola, la spazzola di sinistra, e una delle due fasi. Ecco fatto. E ora andiamo a collegare la spazzola destra, una fase, e la terra al nostro cavo con presa. Ecco fatto, quindi terra, fase e spazzola. Invece qui abbiamo fatto il ponte tra una spazzola, in questo caso spazzola di sinistra, e una delle due fasi. Ora bisogna vedere solamente se il tutto funziona. Andiamo a vedere. Prima di farlo partire, ricordatevi di bloccarlo con un morsetto, perché ovviamente il motore è abbastanza potente e potrebbe andare in giro per il tavolo o cadere, quindi bloccatelo. Ok, ora che abbiamo bloccato saldamente il motore al tavolo, andiamo a vedere se funziona correttamente il nostro motore. Speriamo di sì, perché se abbiamo fatto qualche cablaggio sbagliato vabbè, salta la corrente. Comunque non dovrebbero esserci problemi. Andiamo a vedere se funziona. Ah, ecco, e vediamo anche da che parte gira il nostro albero, se a sinistra o a destra. Dovrebbe girare a sinistra comunque.
funziona benissimo e sembra anche molto potente. E il motore gira a sinistra. Andiamo a segnare anche questa cosa sul motore. Come abbiamo visto, il motore funziona benissimo e sembra anche molto potente. Come vi ho detto, il motore gira verso sinistra, quindi segniamo anche questa cosa che è molto importante, ci servirà in un prossimo futuro. Ecco qua, siamo arrivati alla conclusione anche questa volta di questo video. Spero che vi sia piaciuto e vi sia stato utile vedere questo video e prossimamente vedremo qualche progetto costruito proprio con questo motore o con gli altri due motori. Niente, aspetto tanti vostri mi piace e anche qualche commento. Ciao e al prossimo video!